Che c'è? Che c'è? Cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. E che non c'è mi che importa non niente. Di tutta l'altra gente che non sei tu. Ma allora mi porta il mazzo di Carzofi, mi canta la canzone di Gino Paoli. No, volevo solo sì. essere carino per dare un attimo di tenerezza e di allegria. Sentirà San Valentino. Tortino alla Fiesolana 46, oggetto della nostra cucina di oggi. Andiamo subito con gli ingredienti, poi si comincia perché qui c'è da cucinare, mangiare, impiattare, ballare, dette in ordine sparso e gnam 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 ballare. E gnam gnam gnam, noi vogliamo assaggiare sto tortino o no? Certo, e allora iniziamo subito le segreti, grazie alla mia super mega ultra regia. Due uova, un carciofo, sale e pepe, mezza cipolla, parmigiano reggiano e 10 grammi di tartufo marzolo. Io ne ho portato un pelo di più, 10 grammi. Devi tagliare giusta... le cipolle? Sì. Regia, zucchero, mentre taglia la cipolla, certo, con le mani. No, bucci le cipolle. Certo, allora via. No, aspetta, allora, devono preparare, fai la super presentazione, sì. Per dire super cazzo. L'ho fatto, stavo per dire io. Allora, niente, il piatto di oggi, Fiesolana 46, inteso anche perché nel mio guscio, dove io vivo tutti i giorni, faccio e disfaccio anche le ricette, quindi... Cosa ho fatto? Ho preso questa vecchia ricetta anni 80, 90, 80, via, 70, 80, sì, 70, 80. Ma non ero nata? E te sei un fiorellino, no? Io sì ero nato. Tra i 70 e i 90, e l'80. Quindi no, ancora non ero nata. No. No, no, te no, sei un fiorellino di campo e quindi niente. Della Bruna. Della Bruna, che ti ho colto in quel momento quando eri bella in bocciolo. Va bene, e quindi il tortino 46, perché 46 è il guscio e contiene tutti i miei cosi, lo stavo già dicendo. E il tortino ai carciofi era famosissimo in centro a Firenze. Tortino perché fa una forma a torta. Non è questa, è buonissimo, non è questa la padellina giusta, ma è quella che l'ho trovata più, le facevano apposta concave, che veniva tutto, era bellissimo, io sono, l'ho assaggiato per sbaglio alla fine degli anni 80, ero un pischellino anch'io, un bambino anch'io, e quindi niente, e proprio per quella forma lì, e rimaneva bavoso dentro, si dice alla fiorentina, bavoso, un po', non troppo cotto, eh? C'è chi piace, c'è chi non... Ti piace bavoso? Oppure no, poco piace cotto? Un pochino più è un cotto. Compatto, sì, insomma. Sì, ecco. Preferisco la compattezza. Ma infatti ci vuole un po' un palato, un po' vecchiaccio come me. Un po' vecchio come Quindi me. Quindi a me lo fai compatto, eh? Certo, te lo faccio tutto. Faccio anche ole e così mi si piace a tutto il tortino intero, però ci proviamo. E poi niente. Sì, e quindi sono... sempre, vai, sono buoni. È molto semplice questo piatto, perché comunque era nella tradizione contadina, certo. Era le cose che abbiamo in casa nell'inverno, andando verso la primavera, comunque sono i carciofi, sono le uova, sono un po' di parmigiano e adesso se vai col canino trovi anche dei tartufi, quindi ho voluto unire tutte queste cose per ricordarmi un po' dei piatti nostri tradizionali e far vedere anche non solo la mia fantasia, ma che riesco a fare anche dei piatti di altri, ecco. Evviva, evviva, evviva. Allora iniziamo. Certo. Tagliare cipolle, vai, vediamo se hanno recepito, ma sicuramente l'hanno recepito. Ma che scherzo. Si comincia subito. Ma sbucci. Vai. Le cipolle. Hey. Passo la tua velina. Sulla pelle. Mamma mia, vai, taglia. Con le mani. Con le mani, se puoi, puoi dire di sì. A listarelle, vero? Allora, no. Io ho voluto tritarlo perché almeno sparisca dalla bocca, che non rimanga in bocca, e quando lo schiacci sente sniecche, sniecche e viene fuori il sapore della cipolla, ma un po' che sparisca così, che vada via in bocca così. Se vuoi dire di sì. Poi vi sono. Sì. Vai, tagliamo. Bene, e ci siamo. Così all'improvviso
E quindi grazie, molto, cucina interagente, molto, so. Molto, molto, lo sai che io adoro ballare e cantare in cucina. Bravo. È per quello che la mia cucina si vede, è open, tutto open, open view, bravissima, mamma mia. International, international. Andiamo a sbucciare il carciofo e a togliere tutto il parmigiano. Sì, lo so, me lo lasci quello grattato o ti mangio il cucchiaino anche quello? Golosona. Però, ma dove le metti? Ah, ma perché te fai... Perché secondo me te le hai messe tutte... Ai. Diego! No, nel senso, vedi che sei bella tonica, le hai messe nel tuo fisico. Ma il parmigiano si fa bene. Le energie. I grassi, io le proteine. Bene, Cioè, ma io lo so che mangi bene. Innanzitutto perché segui me healthy food. E poi perché giustamente... Poi la cioccolatina 3 euro, se non me la vedrai mai mangiare. Però... Ogni tanto la Nutella, un pochettino d'olio, lo sapevo perché me l'avevi già detto, ti piace, sei golosa la cioccolata. Allora, dei Kinder. Dei Kinder, anch'io. Oddio, io l'adoro. Buoni. Anch'io. Quelli... Finché non avevo il bambino che li mangiava, non li compravo. Invece adesso... Invece io e Dario ci si sfonda la cioccolata, infatti la mamma ci sculaccia. Vai, e quindi niente. Ciao, Debbie. Ciao, Debbie, ciao, Dario. Ciao, Dario, vai. Allora... Scherza noi, Ma certo, ma sì. Quindi i miei carciofi del mio mazzo. Il tuo carciofi del tuo mazzo, vedi, le sto sbucciando, ecco, le sto tenendo anche. Come si fa, guardate sì. Bene come si puliscono i carciofi. Allora, la parte del gambo io la tengo sempre perché è piena di... proteine, piena di vitamine, io non butto via niente, lo sai come la penso, basta levare le fibre più grosse, quelle esterne, e cercare il cuore, che è bello tenero. Il cuore tenero. Le cœur. E poi io, come sempre, lo sai, ho questo sistema, no? Che parto dal cuore, dalla parte, vedi, come tipo un dito, un'unghia, e taglio questa parte più dura. Benissimo. Andando a roteare il carciofo. Ehi, Wagnu, che fai, non tagli? Invece tagli, hai visto? Perfetto, tutto così, in maniera progressiva, perché giustamente la parte all'interno va a salire, quindi va in maniera progressiva verso l'esterno, così, va bene? E così abbiamo pulito il carciofo. Guardate se c'è delle punte qua, vedi? Qua. Bravi. Lo sentite col dito, se c'è delle punte entrate con la punta del coltello e cercate di toglierle tutte, perché vorrei, se no, te le ritrovi in bocca. Te ci metti 2 secondi a certo. Pulire un carciofo, io ci metto 1 ora e mezza a carciofo, perché magari io ne ho tagliate una cassetta, 2 cassette al giorno per qualche anno, e te magari non le fai sempre, non, magari una volta. Accendo, eh? Sì, grazie. Quanto metto? Ma basso, almeno si parte a soffriggere il carciofo. Quindi si mette un po' d'olio d'oliva. Mamma mia, bravissima, grazie. Basta, vero? Così? Sì, un velo di olio d'oliva. Io lo distribuisco all'interno della bravissimo, padella, così, per evitare, insomma, eccessivo... Sto facendo un po' di... facendo un po' di secchionismo. Secchionismo cosmico. Sì? Sì, devi giustamente... farlo aderire alla base della padella per avere la possibilità. Hai detto, al carciofo. Mettiamo un 5, vai. Sì, un 5. Che è un poi sentiamo, appena sentiamo sfrigolare l'olio, inseriamo la cipolla tagliata. E quindi poi? Sembra un telefono. No, la cipolla, un telefono. Introdurre il biglietto. Introdurre il biglietto. Aspettare il resto. Dai, non scendere smettila. Dalla macchina. No, aspetta la cipolla. La cipolla va messa dopo, si soffrigge prima. Il perché carciofo. Lo vuoi far appassire? Bravissima, lo voglio fare scrocchierellare. Poi dopo mettere la cipolla a imbiondire. Ah, quindi perché questa cosa? Bravissima, questa è la domanda che devi farmi. Questa è una finezza. Perché di solito il soffritto ovviamente si fa con la cipolla prima. Bene. E non, ma tu vuoi far appassire il carciofo e vuoi che il carciofo sia più morbido. E brava. Quindi dopo insaporito successivamente, quando ha perso un po' della sua durezza iniziale. Della tua durezza, bravissima, e dove sei liquidi che poi rosolano insieme a un po' di cipolla. Cipolla e che quindi si insaporiscono. Bravissima. E non bruciamo. Quanto la preso? Cipolla. Ma 10. Quanto ho preso? 10 più. 10 più. 10 più perché mi hai tolto, hai tolto le parole di bocca. Ma io sto imparando. No, io te l'ho sempre detto, sei bravissima. Sei te che ti sottovaluti. Sì, mi sottovaluto. Allora. Possiamo perdere, va. Se, qui siamo a egomania. Come lo sai in maniera arrogante. Arrogante. Sono un arrogante e non mi importa se non sei più dalla mia parte. Non è importante, sono un arrogante. Tutte le volte che eri qui ti ho messo da parte. Non è importante. Balla lentamente, oh, oh, oh.
Alessio, il nostro amico. Non vuoi scherzare, io sopra di te. Ma c'è a Sanremo? No. Io non l'ho guardato. No? Io guardo i programmi di RTV38. Ma fa benissimo. Tra l'altro stasera è la volta di un nuovissimo programma del nostro palinsesto. Dai, non lo sapevo. Titolo emblematico 2052, un programma fantastico, sempre della nostra famiglia, spettacolo. Pura della nostra redazione, dove potremmo affrontare argomenti, insomma, importanti come quelli del cambiamento climatico che ci coinvolge un po' tutti, fantastico. In relazione però a quello che è il territorio della nostra Toscana. Ma che come ora? Sai è molto alle 23.05 questa sera, poi noi non mancheremo ovviamente sui nostri canali di farvi sapere anche le modalità di replica e i relativi orari. Comunque farò le corse, 23.05. Farò le corse perché è una cosa che io mi interessa molto, che guardo spesso, che guardo altri 2052, canali 2052 sul canale 15 ovviamente del digitale terrestre oppure live streaming www.rtv38.com. No, un'occasione di riflessione, di informazione e di grande cultura ma anche di consapevolezza, quindi vi aspettiamo di grande consapevolezza. A 2052 più 2052 tardi. Motivi per seguirci. Bravissima, più tardi alle 11.05. Io non ci sono, no, però insomma nemmeno io. Questa è casa mia e qui comando io. Ogni giorno dire, sapere, decido chi viene e chi va. E quindi giusto. Allora io do un pizzico di sale, un pizzico di pepe ai carciofini, va bene? E poi, senti, sta sfrigolando? Senti che profumino di odore carciofi. Allora, anche 7 minuti, non ti vorrei mettere No, vai tranquilla. Allora, vado a sbattere le uova nel paniere. Per romperle nel paniere sono bravissima io. Vuoi romperne una te? Sì. Vai. Di solito io sei rompo molto le uova. Wow! Con che eleganza, con che nonchalance. Io sono la regina del tiramisù, Ah sì? Certo. Detto così, sale. Cosa c'è? No, niente, parmigiano dentro. No, detto così vorrei capire. Io il tiramisù lo faccio benissimo. Vorrei capire che tiramisù. Ora ti aiuto io, basta, perché te ti devi riposare e dopo devi andare al ristorante. Ma sei troppo gentile oggi, molto gentile. Ormai sono una cuoca, sempre a far sformatini, cosine. Cosine, cremine, cosine. Io vado a girare. Guarda che movimento di polso. Brava, infatti non è il bravissimo, non, diglielo, che non è il bravo, è tutto il polso e la spalla insieme. C'è un momento ben preciso. Io mi alleno a palestra per fare la frittatina. Allora, io ho rosolato bene anche qua. L'ho alzata un po' perché adesso è il momento di... Vedi, il carciofo assorbe un po' di olio. Magari, se volete, dato che c'è da mettere ancora l'uovo e tante altre cose... Che ti ha perso? Oh, non si può sporcarla così. Perché te... Sono tremenda. Sei... sei potente. C'hai la potenza. Ho la potenza nei bracci. C'è una potenza nei bracci, signorina. Hai tirato fuori tutto qua. Guarda che lavoro. No, poca roba. Dai, ora esagerare. No, sto scherzando. Era per fare la battuta, no? Però, sì. Perché sei forte, allora... Mi chiamavano Mini Pimer. Terza velocità. Esatto. Terza velocità. Mini Pimer. Ti sei macchiata anche il centrino qua? No, non mi sono macchiata... Confettino. Come l'ha chiamato il mio vestito? Il centrino. No, ehi, sei stupendo. Ehi tu? È il T-Chef. Bravo. Dopo abbiamo... Comunque dopo ti dirò se questo piatto lo voglio una volta ancora, che è il titolo di una canzone, però dopo, quando c'è l'assaggio. Va bene. Allora, io vado... La canzone di Fred De Palma e Anna Mena. Dai. Una volta ancora. Grande Fred De Palma. È un messaggio per la regia, neanche troppo sublimato. No, per la regia. Allora, sono andato a mettere... Voi sono bravi, però. Ma no, fanno anche da DJ. Sono fantastici. Tra tutte le nostre richieste. Sono... Bravi! Allora, bravi. I nostri ragazzi gentili, che sono di là. Premurosi. Professionisti, ce n'è di tutti e di più. Sì, è vero, guarda. Sono bravi. Sì, e poi sì. Lavorano tantissimo. No, sono sempre qui dentro, è peggio come me al ristorante. Chiusi nell'acquario. E si sono chiusi anche dentro, prima mi hanno fatto entrare. Non puoi entrare. Spunteranno anche le branchie. Vai. Allora, ci siamo. Io qua sto sfrigolando, Vai, poi io qui ho fatto tutto, Detto così sto sfrigolando, sembra quasi... Vabbè, No, sei il re sono stanca, senti. Sono stanca. Sei stanca? Sono stanca. Poi? Allora io vado a immettere questo bello sbattuto di uova che ha fatto la Franci per me, che è stata gentilissima. Vero? Lo vado a buttare nella padella. Vero? Sì, sei stata super gentile. Lo so. E poi continuiamo a cuocere.
Quindi? E quindi aspettiamo la cottura. Io che cosa faccio? Ah, questo è un trucco, sposto la frittatina e faccio andare, dato che te lo vuoi ben cotto, da tutte le parti, perché dopo sarà più facile estrarla. Bravissima. E non solo, anche la cottura sarà più uniforme. Veloce. Uniforme, bravissima. E allora? Ma allora? Ma che sono venuta a fare? Ma che sono venuta? Vabbè, sono venuta a vedere te però, Ma, senti, ascolta, ma ti vuoi dichiarare? No, prima non si può. Prima mi porti il mazzo di carciofi. Poi, tu poi mi canti la canzone di Gino Paoli. Sì. Gigi D'Alessio, stavo per dire. Se lo sto dicendo anch'io. Poi mi dici sono venuto qua per te stasera. Ma perché sono tutte riferimenti alle canzoni, vedi che hai detto giusto. Si prova? Lo proviamo a fare. Oddio, lo fare a me, Parapapapa, da sopra? Vai, perché Sanremo è Sanremo. Ole! Sei riuscito. Certo. Si prova? Ole! Perché lo volevo da qua e lo volevo cotto. E lo volevo cotto. Bene, a questo punto ci siamo. A questo punto ci siamo. Io vado a prendere il mio tartufino e aspettiamo la fine della cottura, 5 secondi, il tempo che comunque dia una rosolatina, se no dopo mi dici no, non me l'hai fatto bavoso, non me l'hai fatto come me l'hai detto. Fatto bavoso. Me l'hai fatto bavoso e io non lo volevo, me l'avevi già detto prima. Va bene, poi te l'ho detto, se mi piace partirà la canzone una volta ancora. Se ti piace. Se mi piace. Se non ti quindi piace. Loro dovranno interpretare dalla regia il mio volto e dovranno decidere se mi piace e quindi sarà da una volta ancora. Eccoci, sicché dai... La colpa 50 e 50, perché la tua espressione gioca tanto, quindi... Gioca tanto, vai. Ragazzi, fai per bene, perché c'è in gioco la mia vita. C'è in gioco la mia... Ora la mia vita. No, la mia vita no, ma la mia... Come si dice? Reputazione. Reputazione, non mi veniva, scusami il termine. Vai, Cici. Ci siamo? Vai, sì. Te la impiatto sulla lavagna? Sulla lavagna. Sì? Perché volevo questo contrasto di colori, perché guarda. Perché la cucina è tutta da scrivere. È tutta da scrivere, certo. Poi... Anche questa bella. Sì, la cucina è tutta da scrivere. Anche sul tavolo vado, guarda. Sono un pazzo oggi. Oggi sono pazzo. Oggi? E poi alla fine just ma for you. Ci metti anche il parmigiano sopra? Certo. Ma golosa così. E il tartufo? Oh, non t'accoltellare, È la morte sua. La morte sua, morte. La morte bella. Sua, oh. Ah, onnamo, ah, belli. Ah, bello, guarda che bel tartufo, dai. Bello, vai. Guarda. Ma guarda, cioè, abbiamo fatto un piatto in combo a quattro mani, Bravissima. A quattro mani. Velocissima la lista degli ingredienti, così la legge Diego. Vai. Sì. Io assaggio. Allora, la lista degli ingredienti per una persona, due uova, un carciofo, sale e pepe quanto basta, mezza cipolla, ne userete un quarto, tutta tritata, parmigiano reggiano, 10 grammi di tartufo per chi gli piace, ne mette anche 20 e spende un po' di più. E poi olio extravergine d'oliva per soffriggere e spolverata di parmigiano finale. E poi dopo, alla fine, un po' di parmigiano reggiano a chi gli piace grattato Vado. Sopra. Devi uno, andare... due, tre, che il tortino alla fiesolana venga a me. Mi hai rubato la forchetta. No. Ah! È sempre uguale, va bene. A che scherzi davvero? Dimmi che il primo ricordo. Bravi! Bravi! Da qui. Saltato tutto, non so dove. Tutto a posto, tutto sotto controllo. Sì, me lo sta tenendo lei perché sennò mi casca giù. E vola, vola. Ti vengo a prendere dove sei ora. Stringimi così una volta ancora. Eccoci qui, grazie a Diego Maconi. Grazie a te, Francesco. Chef, con te ci vediamo mercoledì prossimo. Con voi invece ci vediamo domani. Tada. Stesso posto, stessa rete, stessa ora. Adesso c'è il TG38, l'informazione nella Toscana, per tutta la Toscana. E stasera 23.05, 2052. Avete 2052, anzi molti di più motivi per stare con la grande famiglia di RTV 38. Ciao a tutti. Per sempre uguale, va bene così. Dimmi che il primo ricordo di me è che il buio da qui si illumina.